quando entro con la musica mi verrebbe da esaltare su questo banco e anziché cucinare farvi un balletto, ma non lo vedrete mai, scherzo. Allora, intanto ben trovati, questa sera come vedete non sarò da sola, ho un ospite e questa sera saremo in diretta su due canali, non solo sul gruppo Magic Cooker, il nostro gruppo Magie, no che Magie, adesso mi sto un po' incartando, Salute e Semplicità, ma avremo anche una persona ospite dove sono veramente onorata di averla qui con me ospite nella mia diretta, perché lei è una piccola blogger ma che ha iniziato da poco ma sta avendo già i suoi primi risultati, i suoi primi successi. Intanto volevo, prima di presentarvi la persona, dirvi se mi sentite bene con l'audio. Bandita delle mascherine, infine su intervento di Conte Eugenio Gaudio, ex rettore della Sapienza, che niente da fare. Praticamente noi duplichiamo il video e quindi è sparito il video della TV, ma non importa. Tanto questa sera abbiamo la nostra moderatrice Stefania, poi qua abbiamo altri due moderatori, abbiamo Artemio, abbiamo Celestino, quindi come vi dicevo stasera abbiamo due dirette contemporaneamente. Quindi l'audio, vi dicono se si sente bene? Ora sì, ok. Allora noi possiamo procedere. Intanto vi voglio presentare la mia carissima ospite, grande, piccola, no piccola, ma grande blogger sta diventando, Carmen, vieni! Ciao a tutti! Sono veramente felicissima! No, sono arrivata io, non la mia, sono la discepola, tu me l'hai presentato Magic Cooker e quindi... Ma voi dovete vedere, signore, questa signora sta facendo delle cose veramente pazzesche. Fa delle dirette, fa i suoi video, le video ricette, li posta sulla sua pagina. La sua pagina si chiama La tela dei sapori di Carmen. Perché lei comunque, essendo, non è piemontese come me, identica, lei in realtà arriva dalla Basilicata, quindi cercate questa pagina perché effettivamente lei mette delle ricettine molto molto buone. Allora, intanto questa sera noi faremo due ricette. Noi adesso ci stiamo avvicinando al Natale, quindi abbiamo... Qualcuno dice che non c'è l'audio, però... Non c'è l'audio. Pronto, pronto, ci sentite? Pronto? Dalla Basilicata ci sentono? Ci sentite? Cosa dicono? Mi sentono, sì, cosa dicono? Ci sono? Allora, il microfono... È acceso il microfono? Sì, il mio microfono è acceso. È collegato? Sì, è collegato. Quindi, non so... Io sento, Daniele che parla. Ok. Allora, magari a volte, non so, sarà un problema sì. di problemi della diretta. Sì, della diretta. Tutti sì. Ok, bene, allora possiamo iniziare. Sì, sento. Allora... Questa sera... Ciao Fabio, sei collegato. Allora, intanto salutiamo un po' di persone che si sono collegati. Io non vedendo lo schermo che si duplica non posso sapere i nomi di chi c'è. Però si è collegata anche la Puglia, C'è anche la Puglia, c'è la Basilicata. Ci sono comunque un bel po' di persone, benissimo. Allora, intanto iniziamo con i nostri siamo già a tema natalizio, sono tutte brillanti, luccicose. Allora, cosa stiamo facendo? Cosa c'è sotto la nostra pentola nel nostro San Pietro? Stiamo, come vi dicevo, visto che ci avviciniamo a Natale, la nostra Carmen ha voluto preparare un panettone gastronomico, così fa subito festa. Allora, noi giustamente lei ne ha già preparato una che dopo andremo a farcelo insieme, ma nel nostro fantastico kit corn col San Pietro è obbligatorio, sapete che per fare il panettone o tutti i dolci, quelli che hanno comunque una certa lievitazione, è importante utilizzare il San Pietro perché essendo che crea, abbiamo questa cupola dove va a creare questo all'interno questa massa, diciamo un volume di calore, un vapore asciutto, secco, quindi non va a creare condensa, ci permette di andare a sostituire al 100% il nostro forno elettrico.
sicuramente noi cuciniamo con delle temperature leggermente più basse del forno, quindi tutto ciò che noi andiamo a preparare, i nostri lievitati, risulteranno molto più soffici. E se ci farete caso, effettivamente, ma sapete quando si fanno i dolci? Questa è la prova della sofficità, guardate che spettacolo! Meraviglioso! E sapete che quando noi facciamo i dolci, per conservarli e mantenerli umidi, cosa facciamo? A volte compriamo dei contenitori particolari o li mettiamo con delle pellicole, con qualcosa per mantenerli più umidi possibile. Con il nostro sistema, con il nostro Magic Cooker, in realtà non abbiamo bisogno di avere contenitori particolari, perché rimane molto più morbida, più umida e quindi molto più soffice. I lievitati sono veramente pazzeschi, perché grazie al nostro sistema abbiamo una lievitazione che viene cotto con una certa lentezza, ma nello stesso tempo una cottura bella forte. Pensate che i migliori chef cosa fanno? Utilizzano i forni ventilati a vapore, e noi con il nostro Magic Cooker, sia con il San Pietro o col Magic Cooker normale, andiamo a trasformare tutte le nostre pentole in un forno ventilato a vapore. Quindi, signori, vi dico che per avere un dolce cotto alla perfezione utilizzate il nostro sistema. Quindi sapete già, ormai voi siete bravissimi, sapete già come funziona, ma noi poi lunedì sera avremo una diretta dove andremo a spiegare i passaggi fondamentali del Magic Cooker, del sistema Magic Cooker. Ci sarà la nostra Stefi che vi parlerà per ogni tipo di cottura come e qual è il funzionamento del Magic Cooker. Noi questa sera vi facciamo vedere solo le nostre ricettine. Vogliamo vedere cosa sta succedendo nella pentola? Chi è dei due chef, dei due cameraman che viene? Allora, faccio una piccola parentesi. Stiamo cercando due camera nuove. Sì, perché non ne parlo. Candidatevi, perché io e Carmen poi scegliamo. Siamo disperate. Ne sceglieremo uno. Allora, chi viene? Ma adesso litigano. Uno, ce ne serve. Bene, dai Celestino, dai su. Vieni con la camera, così facciamo vedere, però non vedono con quello, con l'altro canale. Quello non è. Vedono te, ecco. Allora, guardate che spettacolo bellissimo. Chiudiamo, perché è importante che quando cuciniamo col San Pietro, meno alziamo il coperchio, meglio, perché così facciamo rimanere più all'interno il calore, ok? E non so se vogliamo far vedere anche alle altre signore il nostro panettone gastronomico come sta avvenendo. Ha una cottura di circa di 40-50 minuti, dipende sempre dei fornelli, in base ai nostri fornelli. Ah, perché a volte ci possono essere dei fornelli piccoli che hanno una fiamma bella potente, a volte sono quei fornelli grossi che però la fiamma è molto debole e quindi impiegano un po' di più. Allora, normalmente con il mio fornello impieghiamo 40 minuti, quindi 15 minuti di fiamma alta e 25 di fiamma medio-bassa. Il timer, sì, per i 15 minuti l'abbiamo già messo. Quindi adesso siamo partiti qualche minutino prima per la cottura del panettone, proprio per farvi vedere il processo fino alla fine. Allora, intanto adesso io invece cosa vado a fare? Vado a farmi del pesce. Questa sera farò delle orate in crosta, ma le farò con, mi stanno subito suggerendo, in crosta di sale. Se mi fate finire di parlare, io lo dico. Allora, intanto andrò a utilizzare. Rinnoviamo l'invito per cambiare camera. Sì, 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 rinnoviamo. Iscriveteci, che noi poi faremo una selezione e vedremo. Allora, facciamo così. Questo lo posso poggiare qua? Sì, sì, certo. Allora, 15 minuti sono passati, ne mettiamo altri 25 per quanto riguarda il panettone. 5 e metà, a 5. E adesso abbasso leggermente la fiamma, perché la metto a 5. Beh, io metto a 5, voi quando utilizzerete il vostro fornello lo mettete a metà. Allora, io questa sera andrò a fare questo sale, questa orata in crosta di sale,
e l'andrò a cucinare nel mio diamante. Sapete che ogni donna ha bisogno di avere un diamante. Io ho scelto di avere il diamante in cucina ed è la mia bellissima pentola rettangolare Black Diamond. Guardate, molto bella, molto capiente, ma soprattutto molto anche veloce da poter fare le nostre cotture. Allora, io vi vado a preparare la mia base, ok? E metto prima il pesce. Ah, prima il pesce devo mettere, non devo fare la base, no, mi devo, ecco, mi sono già impapinata perché qua questa sera abbiamo un po' di pubblico, effettivamente mi devo finire di riempire l'ultimo pesce. Ecco, ma sapete la storia dei pesci e dei pani? Allora, io vedete, ho preso le orate, ho già riempito le prime tre, adesso vado a riempire la pancia dell'ultima orata, quindi metterò dei granelli di pepe nero, metterò della maggiorana fresca, perché sapete che la maggiorana è proprio l'aroma giusto, la spezia giusta per il pesce. Metterò del prezzemolo, ne potete mettere quanto ne volete, della salvia, metto del rosmarino, eccoci qua, e poi metto anche uno spicchietto d'aglio. Metto tutto dentro, copro bene, mettetene quanto ne volete di aromi, perché tanto più ce n'è meglio è, si va a insaporire tutto, ok? Tu stai fermo lì che mi sporchi la maglietta. Ecco, adesso una volta che mi sono preparata il pesce, andrò a prepararmi la mia crosta di sale. Allora, questo qua che ci sta. Allora, la crosta di sale, come andrò a prepararla? Metterò dell'albume di uovo. Io, per non sprecare i tuorli, ho comprato quello già al supermercato. Quindi questo è già pastorizzato, è una bottiglietta da 250 grammi. Metterò del sale, andrò a mettere del sale grosso, e ne metto tante perché effettivamente io adesso stasera dovrò cuocere 4 orate, quindi ho bisogno veramente di avere tanto sale, ok? Quindi mettiamo l'altro sale, quindi ci vanno 3 kg di sale grosso e 1 di sale fino. Perché voi vi starete sicuramente domandando, ma perché insieme al sale messo il bianco dell'uovo? Perché per rendere la crosta molto più umida e non farla crepare. Sapete che a volte quando ti fanno qualsiasi ricetta in crosta si va a seccare, e quindi cosa succede? Che seccandosi si spacca e va a togliere tutto il bello, tutto il vapore, tutti i gusti del tipo di alimento che stiamo cucinando. Non ce la faccio più con la frusta, ma mi vado a mettere un guanto e andrò a lavorare con le mani, ok? Preparo bene, vedete come vado ad amalgamare bene il sale? Allora, potete farlo anche solo con l'acqua, oppure potete mettere del limone, oppure potete mettere anche degli aromi in questo sale, e fare un sale aromatizzato. Tanto il sale aromatizzato, il pesce andrà a prendere tutto ciò che noi abbiamo messo come aroma. Io in questo caso ho preferito metterlo nella pancia, però sappiate che se volete potete mettere del rosmarino, del prezzemolo, dell'aglio, lo tritate con un po' di sale grosso e andate poi a metterlo all'interno, alla parte esterna per fare la crosta. Adesso abbiamo aggiunto il sale fino. È bello. Ci sono domande? Nessuno? Tutto tace? Tutto bravi? Bene, bene, bene. Allora, eccoci qua. Ora io cosa andrò a fare? È bello pesante. Molto grazie a Salvatore, che si sono unite da Puglia, grande partecipazione, vero? Dalla Basilicata? Nessuno? Ah, l'ho già salutato prima, forse, quella della Basilicata. E sono avanti dalla Basilicata. Allora, stasera quindi abbiamo Puglia, Sicilia, Calabria, abbiamo da tutte le parti, Lombardia e Piemonte. Io intanto mi dedico anche alla farcitura magari del sì, adesso. Adesso tu puoi anche cominciare a preparare. Allora, guardate cosa faccio. Adesso io ho messo un foglio di carta forno, l'ho bagnata, l'ho strizzata
e l'ho messa sulla pentola, sapete perché? In modo che poi dopo mi aiuta a togliere questa crosta, perché una volta che si secca effettivamente faccio fatica. Allora io poi piano piano me la vado a togliere con questa, mi vado ad aiutare con questa carta che ho messo. Allora io dovrò fare un letto di sale che sia alto almeno un centimetro, un dito, ok? E poi andrò ad adagiare le mie orate. Allora, io sto facendo le orate, poi potete mettere qualsiasi pesce, il branzino, lo spinarolo, no, la spigola, lo spinarolo è l'altro, non c'entra niente. Ecco, ci sono. Ecco, qui c'è lo chef che ne sa più di me, io ho tutti questi pesci, effettivamente non sono molto. La prossima volta mettiamo loro davanti noi dietro. La prossima volta loro cucineranno, perché tutte e due sono brave a cucinare, faranno una ricetta loro e noi faremo invece le cameraman. Sì, vieni a vedere se è un centimetro, per favore, perché non vorrei mai fosse un po' di... Ma ci sono due ingegneri, quindi... Sì, qua stasera io sono veramente... Ingegnere, di cosa ti occupi tu? Ambiente e territorio. E lui invece? Aerospaziale. Quindi avete capito come siamo messi. Poi abbiamo il termo idraulico. Ok, a posto, mettiamo così. Comincia uno e due, sì, questi sono quelli grandi. Adesso li vado a coprire. Occhio alle pance. Occhio alle pance. Devi farli da questo. Compattere. Sì, devo compattarli, infatti sto compattando. Non ci deve essere uno stato grande, no? Sì, basta. Sennò poi non ti vado per l'altro. Quindi sapete non ce ne vuoi stare. Allora, visto che c'è il cameraman lì che suggerisce, per favore, ti chiederei anche di venire a controllare se va bene. Devi chiedere tutto il pesce, ma l'hai preso tutto a posto. Non sono in abbigliamento per presentarmi. No, vicino di qua. È in tuta. Lui, lui è sempre in giacca e cravatta. Allora, eccoci qua. C'è i cagnolini ai piedi, c'è le sue ciabattine. Allora, non ci vuoi più sale? Allora, ok. Io già pensavo che questo fosse già tanto, invece... Ne passa ancora. Sì, infatti dopo ho altre due orate da fare, perché io così con la scusa stasera mi preparo già cena. Eccoci qua. Poi, allora, andremo a mettere in cottura... Non devi farlo, devi solo chiudere, non salire, se no non so. La camera. Mi sono dimenticata una cosa. Volevo inserire il termometro per andare a vedere la temperatura, perché a 50, quando arrivo ai 55 gradi vuol dire che il pesce è cotto, ma non importa. Ok. Vabbè, tanto mediamente non ce l'ha nessuno il termometro. Sì, ma tanto è un termometro che si può acquistare, costa 4 euro, non è... Questo. Vabbè, ci sono anche quelli che... Allora, vieni qua, avvicinati. Ci facciamo vedere bene qua. Ti avvicinare. Quanto pesano? Avete visto? Li ho coperti bene, c'è ancora qualche buco. Non si deve vedere. Non si deve vedere il pesce. Deve essere, ecco, compattato bene. Eccoci qua. Aspetta che anche di qua era, ho visto che c'era qualche... Avete visto? È tutto ben compattato, sembra di aver fatto un pupazzo di neve. Ecco qua, coricato, ma neanche. A posto? Ok. Adesso io vado a mettere sul fuoco, mamma mia quanto pesa, signori! Ok. Perché le orate sono già loro quasi un chilo e qualcosa. Sono un chilo e mezzo quello. Allora... Mettiamo su il coperchio, metto 4. 5 minuti altissima e poi la metto a 4. 5 minuti altissima e poi dopo 5 minuti, e siccome ho già il termometro impegnato, qualcuno mi controlla per gentilezza dei cameraman i 5 minuti? Ok, bene, allora questo qua lo facciamo dopo. Quindi nel frattempo che io
mando in cottura le mie orate, Carmen mi farà vedere come farcire il panettone gastronomico che lei gentilmente ne ha già preparato uno questa mattina per farlo vedere a voi. Eccolo qua il nostro panettone gastronomico. Come vedete abbiamo 2, 3, 4, 6 strati. Un aspetto molto importante è che bisogna farcire uno strato sì e uno no. Uno strato sì e uno no, perché poi quando andiamo a tagliare possiamo fare dei bei tramezzini. Certo. E quindi io potete farcirlo come preferite, base pesce, base salumi. Io farò uno strato di pomodoro e mozzarella, questa bellissima mozzarella che ho comprato qui ad Orbassano. Farò pomodoro e mozzarella, uno strato di Philadelphia e salmone e uno strato di maionese e tonno. Ma Carmen, nel frattempo che tu farcisci, vogliamo anche dire come hai preparato proprio l'impasto del panettone? Sì, ci sono diverse ricette. Io ho fatto prima una biga con del lievito e latte e dell'acqua, okay. E che ha riposato per tutta la notte. Poi stamattina ho aggiunto della farina, il tuorlo, dello strutto, no, l'uovo intero, dello strutto e basta. E ho lasciato lievitare per un paio di ore. Dopodiché ho messo l'impasto nella canasta, lievitato ancora, e quando arriva proprio alla superficie della canasta è pronto per essere, per cotto. Essere cotto. E poi l'ho cotto nel tanto nostro dopo soffice. Carmen, gentilmente, lei ci darà la sua ricetta e noi la posteremo anche sul gruppo, così voi avrete la, provate anche la voi. Ricettina a vederla. E fate un figurone a pranzo di Natale, anche se sarete in pochi. Quest'anno pochi ma buoni, però intanto non ci facciamo mancare nulla lo stesso, perché dobbiamo lo stesso, come dire, soddisfare i nostri... Celestina è triste perché forse non può andare dalla mamma. Mannaggia. Purtroppo quest'anno non si potrà partire, ragazzi, bisognerà rimanere un po'... Mi devo avvicinare? Sì, ma così io devo fare. Ok, allora mi metto di qua. Io, se vuoi, ti aiuto, se no... Sì, vuoi farci la mia pastata. No, fai tu, dai, così almeno... Allora, vuoi che ti tengo questo, se no magari sì, gira. Grazie. Allora, vedete, per Natale, signore, sono veramente delle cosine carine, sfiziose, ma soprattutto genuine. Quindi non abbiamo conservanti, alcol e quant'altro, che ogni volta che compravo il panettone gastronomico, io dopo 2 o 3 giorni avevo sempre un bruciore di stomaco che non riuscivo mai. Ma quanto lievito e conservanti. Infatti che mettono, sicuramente c'è l'alcol proprio per conservare, per avere una conservazione un po' più lunga. Ma noi nelle prossime dirette vi faremo vedere anche i panettoni dolci, perché c'è il nostro chef che li preparerà, e quindi vi faremo vedere sia il panettone dolce. Vediamo 2 giorni in diretta, facciamo. No, facciamo la, no, noi la lievitazione sappiamo che è una lievitazione lunga del panettone dolce, però noi lo prepariamo prima e poi vi faremo vedere la cottura. Questo è il primo strato. Vi faccio vedere di nuovo quanto è soffice. Vedete? Adesso questo lo lasciamo così. Aggiungiamo un altro strato e procediamo con la seconda farcitura. Perché è importante avere... Sono passati 5 minuti, ok? Quindi passiamo. Io intanto taglio la mia mozzarella. Ok. Abbassiamo a 4, ok. Adesso non lo lasciamo lì. 20 minuti. 20 minuti, il nostro cameraman ci controlla i 20 minuti. Ma anche muto l'altro cameraman. Sì, perché? Comunque no, c'è Anna Napoli che dice già lei della Basilicata, che in questo look sei benissimo. Oh, però, grazie! Il panettone è proprio bello e grazie magico, mio padre che ti saluta. Ciao Bruno! Bacione a tutti! Ciao! Bacione a tutti quanti! Non c'è Pino Pereira, arrivato in ritardo, ma c'è! Noi salutiamo tutti! Ah, Antonella, ciao! Mia cugina! Ciao Antonella, ti saluto anche io! Anche lei è appassionatissima di cucina. Ah, ecco, ma il Magic Cooker ce l'ha la signora Antonella? No. Antonella, mi dispiace, allora devi
Devi affrettarti ad avere questo nostro sistema di cottura perché vedrai che non ne potrai fare più a meno. Tu vedi, Carmen, da ingegnere... All'inizio eravamo proprio... Ti ricordi la prima volta con Celestino? Ci siamo fatti spiegare al principio venditori per vedere se era preparata. Infatti. Eravamo scettici, dubbiosi. Infatti, quindi avete visto, qua sono in mano di due ingegneri, quindi incazzate, si può dire sì, non se ne, io non le posso raccontare. Perché se no avrei messo veramente in cattiva luce intanto l'azienda, ma in primis anche la mia personalità, la mia persona, diciamo, la mia faccia. Poi si è conquistato Celestino, che lui è proprio... Che lui adesso non può fare almeno del veggie cooker. Ogni volta, ormai ce li ha quasi tutti i coperchi, e manca solo il kit forno. Ma infatti adesso... se riesce a partire lo mette nel bagaglio a mano. Ecco. Ecco la mozzarella, i pomodori, questo pan, non pan brioche, questo panettone gastronomico ha un profumo, signore, veramente. Madonna, mi dispiace che voi non siete qui e non potete... Ti serve del sale da mettere su? Secondo me sì, secondo me sì. Lo mettiamo, sì. Del sale, volete l'origano, volevo, sì. Ok, allora il sale. Prendo l'origano. Un filo di olio. Un filino di olio. Eccoci qua, qui c'è dell'origano, quello calabro molto profumato, e poi ti do anche dell'olio. Mettiamo un goccino d'olio. Che bello! Ecco, piano, mi è scappato. Vai. Mettiamo un goccino poco, ok? Tanto per averlo. Per cambiarla bisogna romperla, se no non si cambia. Ecco qua. Sì, Lori si sta rinnovando, vedete il nuovo look, è dimagrita. Oggi mi hanno detto... Tra poco cambia il marito. No, quello no. Cambia, no, perché sai quello che lasci, ma non si sa quello che si trova, signori miei, quindi... No, lo penso anche. Teniamoceli caricati, va. Oggi mi hanno detto, ti sei fatti i capelli alla Maria De Filippi? No, ditemi tutto, ma non Maria De Filippi. Non è che non mi piace, però non lo so. No, me li sono fatte la Loredana Perri. Bene, adesso invece cosa mettiamo? Adesso mettiamo uno strato di filare. Hai bisogno del coltello? Una spatolina. Ti serve una spatolina morbida, quindi anche se deve... Ecco, una piccolina di questo lo possiamo prendere, no? Va bene? Va bene, sì. Non ti conveniva prima mettere la Filadelfia? Forse sì, mi sembra un buon suggerimento. Sì. Mettiamo un po'. No, lo facciamo apposta solo per... Il bello della diretta. C'è questa mozzarella che mi sta dicendo mangiami, ma io non posso. Perché siamo in diretta e in diretta non si può mangiare. Sono però... buonissime. Allora, quindi. Allora, signori, per Natale, se avete delle ricettine da suggerirci, da potervi far vedere, ditecelo, noi le facciamo. Oppure iniziate a fare voi delle ricette e postate le foto. Che magari chissà che concorso potrà uscire fuori. A parte questo, allora vorrei invitarvi a giovedì prossimo, che è il 3 dicembre alle 21, ci sarà una diretta molto speciale. Una diretta dove farò vedere, intanto parlerò sempre della nostra raccolta punti per poter avere i nostri regali, tutti i nostri prodotti in regalo, ok? Quindi giovedì il 3 dicembre contattate le vostre consulenti, chi non ce l'ha scriva ok, scrivete tutti quanto ok sotto questa diretta, noi vi contatteremo, vi inviteremo a partecipare a questa diretta speciale dove ci sarà un'intervista a un'altra persona speciale e non solo, vi faremo vedere come poter avere i nostri regali, non solo, se nella diretta che faremo giovedì ci invitate quattro amiche, ma queste quattro amiche voi dovete comunicare il nome, il numero di telefono alla vostra consulente, in modo che noi avremo la lista, andremo a controllare che queste persone sono veramente presenti e voi che le avete invitate potete avere un bellissimo regalo, potrete avere il baby, il coperchio più piccolo della Magic Cooker che comunque vi aiuta a fare veramente tantissime cose. O perché no, ci sono altri regali. Ma tutto questo ve lo spiegheranno le vostre consulenti, quindi chi giovedì 3 dicembre vuole partecipare a questa diretta, scrivo ok, signora, veramente semplice e facile avere i nostri regali, noi vi faremo vedere
intervisteremo le persone che hanno ricevuto i nostri regali, quindi non dovete fare nulla, non dovete neanche acquistare voi, basta solo parlare con i vostri amici. E qual è il miglior periodo più che questo, visto che è il periodo di Natale, dove comunque le feste, ognuno di noi qualche pensierino lo fa sempre, quindi approfittatene adesso delle feste che ci sono, anche delle promozioni che noi abbiamo in questo momento. Ce ne sono tantissime. Ce ne sono tantissime, farete veramente un regalo bello, farete un figurone, perché quest'anno regalerete un qualcosa di diverso del solito cesto, della solita pianta, del solito bagno schiuma. Regalerete un qualcosa che soprattutto è importante per la nostra salute, perché con il Magic Cooker voi sapete che noi cuciniamo a basse temperature, velocizziamo i tempi di cottura, ma soprattutto andiamo a mantenere tutte le proprietà organolettiche dei nostri cibi, quindi non andiamo a disperdere nulla, andiamo a mangiare molto molto più sano. Bene, ho visto che la nostra Carmen ha finito, e adesso è il momento di metterlo sul piatto. Sul piatto, questo potete tagliarlo in quattro parti e fare dei bellissimi tramezzini. Io adesso non lo taglio perché se me lo concedi vorrei fare una sorpresa. Certo, abbiamo una perché sorpresa. Oggi è il compleanno di mia sorella, a cui faccio gli auguri, e quindi accendo una candelina per lei. E noi soffieremo la candelina per lei. Io e Lori soffiamo la candelina. Eccoci qua. Come si chiama tua sorella? Luigia. Allora, Luigia, noi ti facciamo tanti auguri dal gruppo Magic Cooker Salute e Semplicità. E dalla Tela dei Sapori di Carmen. Auguri. Auguri. Un bacio da parte nostra e soffiamo per te. E vai. Tanti auguri di nuovo. E la torta a sto giro la mangiamo noi, eh? Allora, possiamo andare a vedere cosa sta succedendo? Camera, venite senza tutte inciampare. E due, senza inciamparvi, non mi fate male. Allora, eccoci qua, abbiamo il San Pietro con il nostro panettone che si sta cuocendo, è già cotto, si deve solo leggermente dorare sopra, ok? Quindi chiudiamo. Ancora qualche altro minutino e poi io qua ancora non aprirei, o andiamo ad aprire, vediamo cosa sta, ancora ci va però, perché deve comunque crostatizzarsi, si deve dorare bene, esce del vapore, e quindi andiamo a chiudere. I tempi di cottura secondo me per fare questo pesce sono una ventina di minuti, anche se noi non dovessimo riuscire a farvi vedere la fine della cottura, anche perché una volta che finisce la cottura dobbiamo aspettare un attimino che si rilassa un po', si raffredda, in modo che vado piano piano poi a tagliare, a spaccare questa crosta di sale che si è creata sulla parte superiore, andiamo ad aprirlo e vi farò vedere poi comunque il pesce come verrà. Sicuramente vi farò o un piccolo video o vi farò delle foto dove vi farò vedere il passaggio della... Sì, dopo che finisce la cottura c'è una cottura passiva. Ecco. Quindi dalla cottura passiva devi spaccare la crosta del sale e poi devi spiattarla. Ecco. Quindi faremo un video, perché dopo la cottura normale ci sarà quella passiva, che quindi continuerà a cuocere con la fiamma spenta. Ok? Allora, qualche domanda, qualcosa da nessuno di due le parti? Silenzioso. Tutto silenzioso, tutto tace. Sicuramente avremo scioccato la parte della Basilicata, della Puglia, perché magari forse non tutti conoscevano il prodotto. No, sicuramente, quindi, soprattutto il kit forno, secondo me non lo conoscevano. Carmen, tu che adesso quanto tempo è? Dice Loredana Lori, un po' di ricettine vegan. Le ricettine vegan le faremo, sì, perché effettivamente ogni tanto noi le facciamo, tipo ieri sera c'è la nostra Nicoletta che lei lavora tantissimo, fa tante ricette con le verdure, evita di mettere altra roba tipo il prosciutto e i formaggi proprio per chi è vegano o per chi è vegetariano, quindi noi cercheremo di fare comunque. Allora, Lori, siccome se non erro è di Orbassano, le farò avere un ricettario
dove ci sono queste ricettine proprio per chi è vegetariano o vegano, ok? Poi qui già a Napoli loro ho appena fritto il baccalà con i peperoni cruschi, con i miei coperchi. I peperoni cruschi, ci farò, li faremo in qualche diretta. I peperoni cruschi che so patrimonio. Che è una frittura un po' delicata, sì, bisogna fare attenzione, perché se te li dimentichi anche qui bruciamo le cose. Poi ci facciamo dire come l'ha fatto col Magic Food. Sì, infatti Anna... ti ringrazio. Prego, Anna, faremo... non ha con niente odore. Ah, ecco, niente odore, appena io potrò spostarmi, Anna, o verrò da te o da Grazia e faremo una diretta proprio con i peperoni cruschi. Oppure verrai qua con Grazia, come sei venuta l'altra volta, e li faremo qua in diretta insieme a Carmen, visto che anche lei è delle tue parti, quindi farete delle ricettine tipiche delle vostre usanze. Adriano Pogliotto ti chiede, ciao Lori, spieghi bene la cottura del panettone per piacere, tempi e fiamma. Ok, allora la cottura del panettone sono 15 minuti di fiamma alta, 25 minuti di fiamma medio-alta, ok? E la ricetta comunque io già, se andate a ritroso sul mio gruppo, scusate, non è Covid, se andate a ritroso nel gruppo troverete la ricetta, ma no, questa sera la posteremo. Pardon. Allora, io normalmente le ricette che facciamo noi, più che io e mio marito, noi ci atteniamo sempre sulle ricette di Giallo Zafferano, però comunque poi ci sono delle ricette che noi a volte modifichiamo, ma noi dopo, quella ricetta che ho già fatto tempo fa ve la ripubblico, ma pubblicheremo anche di nuovo la ricetta che ha fatto Carmen di questo, diciamo, panettone gastronomico. Quindi i tempi di cottura all'incirca sono 40-45 minuti, poi vi ripeto, è sempre una questione di fornelli. Poi un'altra cosa, se volete potete già preriscaldare qualche minutino prima il kit forno, perché così vi fate trovare già la camera d'aria calda, quindi è un vantaggio, anche quello vi aiuta, ad avere comunque a velocizzare di più. E quello che vi chiedo, il coperchio San Pietro alzato lo meno possibile, perché se no andiamo, ogni volta che andiamo a controllare facciamo fuoriuscire troppo aria, la camera di vapore che si crea all'interno, di calore, e quindi... poi impieghiamo qualche minutino in più per fare la cottura, ok? Altre domande? No. Nessuno, ok? Comunque anche per le verdure, io oggi ho fatto un contorno, ho messo le verdure senza aggiungere acqua, neanche un filo d'acqua, sono venute cottissime in un quarto d'ora. Che quindi tipo di verdure hai usato? Ho fatto l'altro giorno le catalogne, oggi delle erbette. Ecco. Quindi anche i piatti semplicissimi con Magic Cooker risultano veloci, gustosissimi. I colori rimangono belli, verdi, di solito io mi ricordo quando facevi il broccoletto, a volte anche gli spinaci o le bietole, le coste, come le chiamate, a volte mi venivano quel colore di verde salvia, quel colore un po' brutto, invece così no. Io veramente, quando sono delle verdure a foglia, basta solo lavarli e con l'acqua che rimane del lavaggio li mettete nella pentola, ma veramente 5, 6, 10 minuti massimo è già tanto, perché poi lì dipende sempre dal tipo di verdura. Se abbiamo già il cavoletto o il cavolfiore, i broccoletti, essendo che hanno il torso, il gambo un pochettino più spesso, quindi più duro, ci vuole un minuto in più, due, ma per le altre verdure a foglie basta veramente poco. Domanda. Capite poco, verdure senza acqua con San Pietro. Verdura senza acqua col San Pietro. Allora, col San Pietro potete anche il San Pietro utilizzarlo nelle pentole normali. Vi dico che per utilizzare il San Pietro nelle pentole dovete avere una pentola che ha un diametro 32, massimo 34. Sì, io faccio anche le verdure grigliate col San Pietro e vengono spettacolari. Non solo, volete fare la carne, la griglia, gli hamburger, qualsiasi tipo di carne, di pesce, volete fare l'effetto griglia, potete tranquillamente utilizzare il San Pietro. E le verdure, perché no? Utilizzate anche San Pietro per le verdure, sì, senza acqua, signore, solo l'acqua del lavaggio. Quindi io lavo le verdure, le sgocciolo un po', le metto nella pentola, 5-6 minuti e le mie verdure sono belle che cotte, pronte. Bene, altre domande?
no? Quasi inizio a sentire il profumino del pesce, inizia ad arrivare. Sento il profumo di mare, profumo di mare. Allora, allora, qui stiamo arrivando, ecco, vedete, io ho utilizzato, siccome mi sono dimenticata di mettere, cioè di mettere il termometro, no? Perché a 55 gradi il pesce è cotto. Se come? Al cuore. Al cuore del pesce, certo, al centro del pesce, quando arriva a 55 gradi è cotto. Perché il pesce, se lo facciamo cuocere un po' di più, poi diventa stopposo. Ma io sto utilizzando, io l'ho fatto apposta a non mettere il termometro, perché sto utilizzando lo Smart Dynamic. Lo Smart Dynamic mi dice che, allora, quando inizia ad alzarsi la calotta, piano piano, iniziamo già ad avere una temperatura che si aggira sui 60 gradi. Quindi io adesso aspetto che mi si alza totalmente e la vado subito a spegnere, perché comunque allora poi cosa fa? Con il ricircolo di vapore che si è creato all'interno e facendo la cottura passiva va a finire, il suo processo. Quindi guardate, ci siamo quasi, non è proprio ancora tutta alzata, perché se voi vedete non è proprio quindi tutta alzata, quindi staremo lì intorno ai 45-50 gradi, non è neanche 60 gradi ancora, quindi aspetto ancora qualche minutino e andrò poi a spegnerlo, ok? Quindi farò fare la cottura passiva. Bene, voi vedete anche qui la pentola quadrata. Avevo preparato l'altra pentola quadrata perché nel frattempo avrei cotto le altre due orate, però il sale non mi è bastato, allora lo farò dopo. Quindi in questa pentola in questo momento non c'è nulla, è vuota, ok? Allora io direi che ho finito, non so se tu hai da aggiungere qualcosa, possiamo aggiungerlo. Hai detto tutto, hai presentato i prodotti, quindi non aggiungo altro. Non aggiunge altro, quindi noi cosa vi dite? Aspettate, non ci rimane altro che salutarvi, augurarvi una buona serata, buona cena, buon appetito. Vi diamo appuntamento alla prossima diretta, che è lunedì alle ore 21, noi lo metteremo sul gruppo, dove ci sarà la nostra Stefi che vi spiegherà bene, vi farà vedere i tre passaggi del sistema Magic Cooker, ok? Signori, vi dico un'ultima cosa, ricordatevi che abbiamo la nostra bellissima Black Diamond in promozione, approfittatene, se non la volete subito potete comunque riceverla più avanti, tanto chi la ordina ora arriverà dopo Natale di sicuro, perché abbiamo venduto 7.000 pezzi in 3 giorni, anche perché ha un valore di 499 euro, solo perché c'è una piccola, ma piccola imperfezione impercettibile sul fondo della pentola, perché mentre stavano lavorando le nostre pentole sul rullo si è un attimino sfatato, quindi ha lasciato leggermente una piccola riga. Ma siccome la nostra azienda è molto attenta e molto meticolosa, non si sentiva di metterla in vendita, perché per loro non è un prodotto di prima scelta. E quindi cosa ha deciso di fare? Visto che è Natale, vuole ringraziare tutti i nostri clienti, vi fa un regalo. Quindi da 4,99 pagherete solo il coperchio a 99,90 euro e avrete la pentola in regalo. Prenotatela, perché potete averla tranquillamente dopo le feste di Natale, quindi potete anche prenotarla per gennaio. Detto questo, pochissimi pezzi ancora del San Pietro, sapete le nostre promozioni, quindi è inutile che vi dico i prezzi, tanto io li rimetterò di nuovo sul gruppo. Qualsiasi cosa volete sapere di più, informazione, contattateci, scrivete sul gruppo e noi saremo a vostra disposizione. Io direi che per questa sera abbiamo finito, passo la parola a Carmen. Io saluto tutti quelli che sono iniziati alla mia pagina e alla prossima. Alla prossima diretta, buona serata, ciao!